Qua dentro alla Biblioteca Ambrosiana troviamo il Codice Atlantico di Leonardo da Vinci. Ma perché si chiama Atlantico? La Biblioteca Ambrosiana è una delle più antiche biblioteche aperte al pubblico. Ecco un altro primato di Milano. Vediamola di corsa prima di arrivare al Codice di Leonardo, perché è anche una pinacoteca. E che pinacoteca! Qui c'è tutta la collezione rinascimentale e c'è da Tiziano, Luini, Botticelli, Bramantino, di tutto. Però noi andiamo avanti. Questo è Luini, quello della chiesa di San Maurizio, leonardesco. Vabbè, Botticelli, vabbè. Questo non è il codice, questo è un libro di Pacioli che aveva scritto appunto sulla divina proporzione e Leonardo fa dei disegni su questo tema e questo è il solido che ne esce fuori, realizzato. E questo è il ritratto di musico di Leonardo, quella musica lì. Qualcuno ha mai provato a suonarla? Non mi risulta, è sicuramente una melodia riproducibile, non so se qualcuno finora si sia mai... No, non l'ha fatto? No. Dì a qualcuno di farla. Ci proviamo. Insomma, sicuramente ci sarà una genialata alla Leonardo. E dov'è il codice? Dov'è il codice? Nella biblioteca dov'è? Qui vicino. Ma arriviamo a Leonardo. E questa è la biblioteca ambrosiana. Con laggiù un Caravaggio e qua dentro c'è appunto il codice atlantico. Giusto, atlantico perché? Perché è stato riprodotto, riportato su dei fogli che servivano appunto per fare gli atlanti. Ci sono tutti questi disegni, queste scritte. Qui per esempio c'è un canale, è disegnato un canale che Leonardo aveva pensato proprio per Milano, perché Leonardo ha ampliato la canalizzazione appunto di Milano. Questo è lo studio per una fortezza, Leonardo ne ha disegnate parecchie di fortezze, di fortificazioni, di cose che servivano alla guerra, perché naturalmente era la cosa che andava più in voga alla corte di Ludovico il Moro. Differenti schemi di impalcature per la canterizzazione, cioè per fare queste volte. Guarda lo schema, pensa, cioè cose proprio pratiche. Cosa devono fare i muratori per fare una volta così? Così. E poi altri disegni tecnici, ingranaggi. Questa è una struttura meccanica. Lui applica anche la meccanica al telaio. E qua c'è l'ala. L'ala, lo studio meccanico della struttura del volo di questo uccello. Gli uccelli non solo si librano nell'aria con una propulsione tutta loro, ma anche riescono a planare, cioè hanno una meccanica particolare. Lui la studia perché vuole riuscire prima o poi a fare volare l'uomo. E questa è la famosa scrittura. Scriveva in piccolissimo, sarà stato un maniaco, ma anche perché c'era un problema di risparmio della carta. I fogli costavano, non era facile trovarli, ma la sua particolarità incredibile è che scrive al contrario, cioè da destra verso sinistra. E allora l'unico modo per capire che cosa sta scrivendo, che cosa sta dicendo, è questo. Si capisce bene, sta dicendo che la Valtellina e la zona attorno è una zona di montagna molto bella e molto piacevole. E quindi Leonardo era anche guida turistica.